Tempo di bilancio al termine del 2020 per Aser, l'azienda di onoranze funebri a controllo pubblico dei comuni di Faenza e Ravenna. Un resoconto sull'ultimo anno caratterizzato dall'epidemia di coronavirus, mesi durante i quali è diventato ancora più prezioso il sostegno dell'azienda alle famiglie in difficoltà. In questo senso sono diverse le attività consolidate o attivate nell'ultimo periodo, dai buoni in famiglia ai percorsi di rateizzazione, fino alle convenzioni per le persone in difficoltà economica. Per quanto riguarda i buoni in famiglia, la nostra società è già da diversi anni destina l'1% del proprio fatturato, suddiviso per i comuni in cui opera Ravenna e Faenza, a questi cosiddetti buoni in famiglia. Questo 1% viene devoluto al comune di Ravenna o al comune di Faenza, che poi viene utilizzato dai comuni come buoni pasto, come attività di carattere sociale per le famiglie bisognose. E per l'anno 2019, questi sono gli ultimi dati che abbiamo, perché per il 2020 ovviamente siamo ancora in corso di anno, abbiamo destinato per Ravenna 18.820 euro, mentre invece per Faenza 7.815, complessivamente una somma che si aggira sui 26.600 euro. Questa attività è proprio questo buono che noi riconosciamo a questi comuni, rispecchia ancora maggiormente il carattere, la nostra natura, essendo noi una società a controllo pubblico, di aiuto per i nostri comuni di Ravenna e Faenza. Al di là di questi buoni in famiglia, abbiamo fatto una convenzione col comune di Ravenna e di Faenza per quanto riguarda il funerale alle persone indigenti, coloro che non hanno una famiglia, non hanno i soldi, nessuno può provvedere al loro funerale, e quindi con questa convenzione noi contribuiamo e paghiamo e sosteniamo noi il costo del servizio funerario. Avete attivato anche un percorso di rateizzazione. Per far fronte alle necessità delle famiglie che in questi ultimi anni sono sempre diventate maggiori queste difficoltà, abbiamo già da diverso tempo dato la possibilità ai nostri clienti di poter accedere a un pagamento rateale del servizio che noi prestiamo. E diciamo che abbiamo avuto un buon riscontro, perché molte persone ovviamente fanno uso di questo strumento. Per il futuro avete pensato a una sorta di pianificazione? Come funziona? Allora, abbiamo pensato questa pianificazione di dare la possibilità ai cittadini, a coloro che sono interessati, a loro che sono intenzionati a farlo, di venire ad organizzare, non dico esattamente nel dettaglio il loro servizio funerario, ma comunque di dare delle indicazioni anche di massima su che cosa loro hanno piacere di avere. Quindi una tumulazione piuttosto che una cremazione, un tipo di feretro piuttosto che un altro, perché accade molto spesso che i familiari, quando vengono, si pongono il problema: ma faremo bene, faremo male? Cioè, si trovano molte volte nelle indecisioni, perché si ha sempre il piacere di accontentare quelle che sono state le volontà o le esigenze, o conoscendo insomma il proprio familiare avrebbe avuto piacere di una cosa piuttosto che di un'altra. Può anche essere data la possibilità di pagare già in anticipo il servizio, in modo tale che i familiari si trovano che non devono neanche sobbarcarsi il costo del servizio funerario. Qual è stato il bilancio del coronavirus sulle attività di Aser? Sicuramente è stata una novità che ci ha costretto a rivedere un po' tutta l'organizzazione. Ovviamente le metodologie di lavoro si sono dovute adeguare alla pandemia, e quindi a garantire salute e sicurezza sia degli operatori che per quanto riguarda i familiari che ci hanno contattato. Ovviamente abbiamo dovuto modificare gli appuntamenti, le persone venivano tramite appuntamento, ma soprattutto nella gestione del funerale ci siamo attrezzati e da subito siamo stati in grado di offrire un servizio completo, per cui anche i morti di Covid siamo riusciti a eseguire i servizi. L'impatto che ha avuto su di noi ovviamente è modificato anche l'atteggiamento di acquisto dei familiari. Ovviamente abbiamo avuto meno vendita di accessori, meno vendita di fiori, forse complessivamente qualche cassa di valore
inferiore, ovviamente anche la modalità di acquisto dei familiari è cambiata, ma complessivamente possiamo dire che l'azienda ha tenuto bene e non abbiamo avuto necessità di modificare il budget annuale. Sappiamo che avete fatto una indagine di mercato sulle vostre attività, che risultati avete avuto? Diciamo così, tutti gli anni troviamo da una parte qualche idea su che cosa fare o su cosa modificare, ma sostanzialmente un giudizio estremamente positivo sul nostro operato e sicuramente un posizionamento ottimale sia per quanto riguarda l'azienda a Faenza nel territorio faentino, diciamo così, sia per quanto riguarda la presenza dell'azienda nel territorio ravennate. Quest'anno ha perso un po' di importanza il prezzo, per il quale siamo normalmente valutati estremamente positivi, e sono emersi i dati tipo rispetto dei preventivi, l'onestà e la chiarezza che ci riconoscono e vengono sostanzialmente richiesti dagli utenti. L'altra cosa che, visto che abbiamo fatto le indagini durante l'estate, quindi avevamo già l'esperienza della prima ondata di Covid, abbiamo anche valutato e chiesto come si aspettavano che le aziende funebri si approcciassero a questa purtroppo novità negativa. E abbiamo notato positivamente che le richieste degli utenti erano poi le stesse servizi che noi siamo stati in grado di svolgere e per i quali abbiamo un risultato estremamente positivo.